Allora, buonasera a tutti, il battinale prosegue, anche questo pomeriggio abbiamo la possibilità di poterci incontrare nuovamente grazie all'utilizzo di questa piattaforma online. Io rinnovo i saluti da parte dell'amministrazione comunale, da parte dell'assessore alla cultura Giacomo Gambi. L'obiettivo che si sta perseguendo è quello di poter garantire, continuare a garantire la fruizione collettiva di tutti gli eventi, di tutte le attività connesse al Baccanale, anche in un momento, l'abbiamo già detto tante volte, così delicato e così complesso. I menu del Baccanale sono comunque sempre usufruibili, sono sempre disponibili grazie all'attività degli esploratori, sia nelle pause pranzo che la sera, grazie alle modalità di supporto e di servizio a domicilio. E nell'ambito poi degli approfondimenti culturali, questo appuntamento annuale di Imola così importante ci dà la possibilità anche di poter accogliere iniziative di qualità e di prestigio come quella di questo pomeriggio. Si ringrazia quindi ovviamente l'Università Aperta, oggi nella persona della dottoressa Sandra Zanardi, che grazie all'Università Aperta di Imola, che con la sua opera di formazione continua e permanente ci dà la possibilità di poter appunto usufruire di approfondimenti culturali e scientifici costanti e continui. Il titolo dell'incontro di questo pomeriggio è già di per sé particolarmente accattivante. Leggo la nave di Bacco, o cum grano salis, del vino, del pane, dell'olio, della filosofia. Io a questo punto lascerei lo spazio e la parola al nostro ospite, al nostro relatore, il professore di storia e filosofia del Liceo Scientifico Rambaldi Valeriani di Imola, professor Sebastiano Soggia. Ringrazio ancora tutti coloro che sono collegati e che ci seguono e auguro una buona prosecuzione e buon lavoro. Arrivederci. Buonasera a tutti, sono Sandra e ho l'onore, la gioia e il piacere di portarvi il saluto di tutto il Consiglio di Amministrazione di Università Aperta di Imola. Un dovuto ringraziamento va alla dottoressa Mastroianni che ci ha supportato e incoraggiato in questa iniziativa, a Giacomo Gambi, al nostro assessore, neoassessore, che però già si dimostra veramente aperto e molto cordiale nei nostri confronti. L'Università Aperta sta cercando di rimanere attiva e viva in questo periodo difficile, prendendo dei corsi online che comunque hanno successo e stanno abituando le persone a vedersi senza incontrarsi. È un incontro comunque che nutre comunque la mente, perché la cultura è cibo per la mente, e che permette comunque di sentirsi meno soli in questi momenti. Abbiamo già in programma i nostri corsi da gennaio in poi, quindi fra un pochino saranno pubblicati sul nostro sito, che vi invito a consultare e a guardarci. Ed è con grande gioia veramente che abbiamo accettato questo invito da parte dell'amministrazione comunale. Oggi faremo una piccola prolusione, piccolo o grande giudicherete voi, relativa a che rimane un po' fra il serio e il faceto, perché sono libere divulgazioni sulla rotta dei saperi e dei sapori, dello spirito e della carne. Abbiamo con gioia affidato questo incarico al professor Sebastiano Soggia, conosciuto a Imola, docente appunto, come diceva la consigliera Sorbello, del nostro liceo Valeriano qui della città, e che collabora veramente, si faceva i conti ormai da quasi 20 anni con la nostra cooperativa culturale, facendo i corsi di filosofia. Quindi io vi auguro una buona visione. E vi aspettiamo presto e buona serata. Allora, buonasera, spero che la mia voce vi giunga nitida e chiara. Benvenuti a questo incontro del Baccanale su filosofia, cibo, vino, cum grano salis, che mi è stato assegnato. Ecco, quella di quest'oggi, diciamo così, non vuole essere una lezione o non vuole essere
una conferenza, ma come è scritto nella presentazione, si tratta di libere divagazioni sulle rotte dei saperi, sulle rotte dei sapori, dello spirito, della carne, del cibo, della cultura. Un divagare leggero, un divagare leggero, però che si sforzerà di essere non banale, non superficiale. La leggerezza non è superficialità, ce lo insegnava già il grande Italo Calvino quando diceva: prendete la vita con leggerezza, che la leggerezza non è superficialità, ma planare sulle cose dall'alto senza macigni sul cuore, senza macigni sul cuore. Ecco, il baccanale, la festa di Bacco, la nave di Bacco, di un racconto, di un inno orfico di Omero, che poi è raffigurata in quella ceramica, in quelle ceramiche celeberrime, di cui una costituisce il logo, l'immagine di questo incontro. Bacco Dioniso, perché poi è la versione, diciamo così, romana di Dioniso, del Dioniso greco, Bacco. E chi era Dioniso che si va a festeggiare? Dioniso era il figlio di Zeus, dice la mitologia, e di Semele. Era il dio della viticoltura. Bacco in greco significa clamore, da cui la voce italiana baccano. Era un dio chiassoso, un dio che perde la madre molto giovane, viene allevato dalle ninfe dopo la morte della madre e viene educato da un vecchio satiro che si chiamava Sileno, vecchio e brutto come pochi, ma gioviale, molto sapiente, che praticamente lo alleva in una vita fatta soprattutto di cacce, di boschi, di natura, di, voglio dire, vicinanza con la terra, potremmo dire. Apollo e Dioniso poi sono stati resi celebri ancora più di quanto non lo fossero nell'Ottocento da Nietzsche, nella Nascita della Tragedia. Il nostro Nietzsche va a ripensare la visione tradizionale dell'antica Grecia, che vedeva l'antica Grecia, diciamo così, come la culla della razionalità, della misura, dell'armonia, delle arti figurative, della proporzione, culla e regno di Apollo, dio delle arti figurative. E il nostro Nietzsche rigetta questa visione e dice che la Grecia non ha un solo nume tutelare, ne ha almeno due. La Grecia è fatta di almeno due grandi correnti, quella di Apollo che c'è e quella di Dioniso. E Dioniso chi è? E Dioniso è il dio dell'orgia, è il dio dell'eccesso, è il dio dell'ambiguità sessuale, è il dio dell'istinto, è il dio delle profondità. È un dio per il quale si organizzano feste, che sono feste spesso mal viste dall'autorità, perché sono feste che spesso sono difficilmente controllabili, potenzialmente eversive, sospette, come saranno poi sospette le feste in onore di Bacco nei tempi dell'antica Roma, che saranno oggetto di critiche e anche di legislazioni repressive. Ecco, qual è il punto? Che questo nostro Dioniso, andando in giro per i boschi, un giorno fa una grande scoperta. Scopre un grappolo d'uva. Scopre un grappolo d'uva
lo schiaccia dentro una coppa d'oro, dice la mitologia, e ne ricava una bevanda rossa, una bevanda color rosso porpora e che ha effetti portentosi. Fa dimenticare la stanchezza, fa dimenticare le pene, come posso dire, solleva in qualche modo l'animo, fa spesso delirare, fa uscire dal solco alla lettera. Ecco, l'ebbrezza, il delirio, l'eccesso, l'orgia, l'istinto che si libera, diventano la costante, il timbro delle feste dionisiache. Nelle feste dionisiache che si facevano, che si celebravano un paio di volte all'anno, nel tempo della vendemmia e in primavera, si beveva abbondantemente, si mangiava abbondantemente, si celebravano questi culti in cui la situazione rischiava spesso di sfuggire di mano e in cui, diciamo così, il Dio possedeva le sue seguaci, le baccanti, che una volta entrate dentro questa festa tendevano a perdere, come posso dire, le inibizioni che una società bene organizzata e ben pensante pretendeva sempre da esse. Uscivano dal solco anch'esse e in qualche modo se ne perdeva il controllo. In onore di questo Dio, in queste feste si cantavano delle canzoni che si chiamavano i dittirambi di Dioniso. Ecco, questo Dio era rappresentato quasi sempre come un giovane, aveva un fisico imponente, aveva i capelli ricci, aveva in genere in tutte le rappresentazioni una corona di pampini in testa e di edera, è vestito spesso con una pelle di pantera, con una pelle di capriolo sui fianchi. Gli erano sacre la vite, l'edera, la quercia, il leone, la pantera. Ed è il dio del vino, ed è il dio dei sensi, ed è il dio gioviale, allegro, della festa, ma anche vendicativo qualora venga respinto. È vendicativo quando viene respinto dalla città di Tebe e ne pagherà il sovrano Pentio, che è colpevole di questo delitto, diciamo così, ne pagherà il costo. Verrà praticamente ucciso dalla madre. Ecco, se ne accorgeranno e pagheranno pegno i marinai che, non riconoscendolo, proveranno una volta a rapirlo a scopo di estorsione, diciamo così. La scena che c'è nel piatto è la scena che è raccontata nell'inno orfico e che dà il, come posso dire, l'ispirazione al titolo La nave di Bacco, è la scena di questo rapimento. Un rapimento che finisce piuttosto male per i rapitori, perché si rendono conto che colui che hanno rapito è un dio e il dio li punisce trasformandoli in delfini e, voglio dire, mandando a monte il rapimento con una serie di miracoli. Dall'albero della nave cominciano a spuntare grappoli, cominciano a spuntare rami d'edera, comincia a fiorire tutto, comincia a scorrere del vino buonissimo e praticamente il rapimento, come racconta l'inno orfico, non riesce più a essere portato in porto. Di quel glorioso rampollo di semele, sì, di Dioniso, dice l'inno orfico, ricorderò come apparve sul lito del limpido mare.
su uno sperone di costa era simile a un giovinetto di primo pelo. Stupende gli erravano intorno le chiome nere, ma sopra le spalle possenti indossava un mantello porpora. Uomini in fretta su nave ben salda di banchi vennero, svelti, predoni, sul mare colore del vino, genti tirrene. Funesto destino li spinse al vederlo. Cenni scambiarono, presto sbarcarono, presolo a un tratto lo trascinarono sopra la nave ed erano lieti nel cuore. Immaginavano che d'un sovrano alunno di Zeus fosse il rampollo e volevano avvincerlo in ceppi dolenti. Ne lo trattennero i ceppi, lontani ricaddero i lacci, via dalle mani e dai piedi. Egli sedeva ridendo coi suoi occhi cerulei. S'accorse di lui il timoniere. Subito ai propri compagni parlò, dispiegò la sua voce. Tristi, chi è questo dio che avete rapito e legato pur così forte? Non può portarlo la solida nave. Certo costui sarà Zeus o Apollo dall'arco d'argento o Poseidone, poiché non è certo a genti mortali simile, no, ma agli dei che hanno dimore in Olimpo. Ma rilasciamolo via sulla terraferma nerigna, subito. Non gli avventate le mani o da collera preso venti ci solleverà dolorosi e immensa procella. Disse, ma il capo di contro inveì con cruda parola. Tristo che sei, bada al vento, dispiega alla nave la vela. Tutti gli attrezzi manovra, sia d'uomini cura costui. Spero che possa arrivare in Egitto o a Cipro perfino, fra gli iperborei o anche più in là. Così poi finalmente ci svelerà dove siano i suoi cari e tutti i suoi beni e i suoi fratelli di sangue, poiché lo consegna il Dio. Come ebbe detto, alla nave con l'albero tese la vela. Vento nel mezzo gonfiò la vela, essi mossero allora tutti gli attrezzi, ma in quella apparvero casi ammiranti. Ecco che prima sprizzò sulla nera e agile nave vino soave da bere. Odorato, e sorse un profumo come d'ambrosia. Stupore recò ai marinai quella vista. Poi, d'improvviso, dall'alto dell'albero prese a fiorire da un lato e l'altro una vite, e ne penzolarono molti grappoli. L'edera, intorno all'albero, nera s'avvolse di corolle e fiorì. Poi, frutto grazioso ne nacque. Poi tutti i banchi diserti sornarono. Quelli, a vederli, vollero che il timoniere volgesse all'istante la nave verso la terra. Ma il dio a prua in un fiero leone si tramutò, sulla nave e forte ruggì. Poi, nel mezzo, fece apparire anche un'orsa, mostrandone il collo villoso. L'orsa impetuosa balzò dal seggio di prora. Il leone bieco e feroce occhieggiò e quelli fuggirono a poppa, strettisi al timoniere che l'animo aveva assennato, stettero terrificati. Balzando d'un tratto, il leone catturò il capo, ma gli altri, a fuggire il fato funesto, tutti nel limpido mare balzarono al primo vederlo, per diventare delfini. Ebbe il dio pietà del nocchiero, e lo trattenne, e lo rese felice, e gli disse parola. Animo, splendido padre, che ho caro nell'animo mio, sono Dioniso, quel dio fremente che ha avuto per madre Semele, figlia di Cadmo, congiuntasi a Zeus in amplesso. Figlio di Semele bella, salute, a chiunque ti scordi, no, non è dato una volta intonare il canto soave. Così recita, raccontando l'episodio, l'inno orfico a Dioniso. Ecco, il dio del vino, il dio del cibo, il dio dei sensi. Vino, cibo, sensi, che sono anche pensiero, che sono anche cultura, che sono anche civiltà. Pensate al vino, pensate all'olio, pensiamo al pane, cioè alla vite, all'ulivo, al grano, le piante sacre, mi verrebbe da dire, del Mediterraneo, le piante senza le quali la nostra civiltà mediterranea non è nemmeno immaginabile, le più proprie.
che vengono assunte anche nella narrazione, nei riti religiosi giudaico-cristiani: il grano, l'olio, il sale della terra, i pani, i pesci, l'Eucarestia. Mi verrebbe da dire il rametto d'olivo nella colomba, nel becco della colomba di Noè. Ecco, qual è il punto? Che, come diceva un grande antropologo, Lévi-Strauss, l'animale si nutre mentre l'uomo mangia. Che cosa vuol dire che l'uomo mangia? Vuol dire che l'uomo consuma del cibo che anche e ha sempre avuto un valore simbolico. Un valore simbolico che si è manifestato anzitutto nella religione, nella religiosità. Accennavo prima alla tradizione giudaico-cristiana. Bene, se andiamo a vedere la tradizione greca, la più antica, le teogonie di Esiodo, ebbene, vediamo che all'alba, della storia, quando ancora nella pianura di Mekone gli dèi e gli uomini non sono separati, la separazione e l'assegnazione dei ruoli propri degli uomini e degli dèi viene fatta attraverso un banchetto. Un banchetto la cui organizzazione viene affidata a Prometeo. Si tratta di macellare un bue, di cucinarlo e di, come posso dire, assegnare le parti. La parte che compete agli dèi, ci racconta Esiodo, è la parte che compete agli uomini. E che cosa fa il nostro Prometeo? Il nostro Prometeo prende le ossa, le mette, le confeziona, coprendole all'esterno di pezzetti di polpa molto invitante e appetitosa, e le mette da una parte. Prende invece la carne migliore, la mette all'interno dello stomaco viscido e poco gradevole e le mette dall'altra. Sta cercando di ingannare Giove, Zeus, e Zeus, che si accorge di questo inganno, prende comunque la parte delle ossa. Toccano le ossa agli dèi, toccano la polpa e la carne migliore agli uomini, ma diciamo così, ciò che sembrava un inganno riuscito, in qualche modo si ritorce contro gli uomini, perché, diciamo così, le ossa sono la parte durevole, duratura, eterna, non caduca, che non si corrompe dell'animale, mentre la parte che sta nello stomaco, le carni, sono la parte che si corrompe. Ecco che in qualche modo viene assegnato agli dèi, attraverso questa suddivisione di parti, l'immortalità, la permanenza, e all'uomo viene assegnata, con l'altra parte, il destino di corrompersi. Ma qualcuno dice che in realtà si potrebbe leggere anche in un altro modo: il nostro Prometeo ha, assegnando le ossa agli dèi, dato la possibilità agli uomini durante il sacrificio di nutrirsi delle parti commestibili dell'animale, la polpa, senza fare sacrilegio. Un banchetto, il modo di stare a tavola, il modo di fare le parti, il modo di fare le porzioni, stabilisce il ruolo degli dèi e il ruolo degli uomini. Eccolo qui Esiodo. Adesso andiamo a far parlare lui. Infatti, quando si separarono dei e uomini mortali a Mekone, allora un grande bue con animo consapevole offrì, dopo averlo spartito, volendo ingannare la mente di Zeus.
Per la stirpe degli uomini, infatti, carni e interiora ricche di grasso, pose in una pelle, nascostele nel ventre del bue. Per la stirpe degli dei, poi, ossa bianche di bue per perfido inganno, con arte dispose, nascoste nel bianco grasso. E allora gli disse il padre degli dei: «O figlio di Iapeto, illustre fra tutti i signori, amico mio caro, con quanta ingiustizia facesti le parti?» Così disse Zeus Beffardo, che sa di eterni pensieri, ma lui rispose Prometeo dai torti pensieri, ridendo sommesso, e non dimenticava le sue ingannevoli arti. «O Zeus nobilissimo, il più grande degli dei sempre esistenti, di queste scegli quella che il cuore nel petto ti dice». Così disse, meditando inganni, ma Zeus, che sa di eterni pensieri, riconobbe l'inganno, negli sfuggì e mali meditava dentro il cuore. Per gli uomini mortali e a compierli si preparava. Con ambedue le mani il bianco grasso raccolse, si adirò dentro l'animo e l'ira raggiunse il suo cuore. E come vide le ossa bianche del bue, frutto del perfido inganno. È da allora che agli immortali la stirpe degli uomini sulla terra brucia ossa bianche sugli altari odorosi. Molto indignato gli disse Zeus, adonatore di nubi: «O figlio di Iapeto, tu che superi tutti nei pensieri, caro amico, non mi sfuggì la tua arte ingannevole». Così disse Zeus adirato, che sa di eterni pensieri: «E da allora dell'inganno, memore sempre, non concesse più al legno la forza del fuoco indefesso per gli uomini mortali che sulla terra hanno dimora. Ma il prode figlio di Iapeto lo ingannò, rubando il bagliore lungi splendente del fuoco indefesso in una ferula cava. S'addolorò fino in fondo nel cuore Zeus alto tonante, e l'animo gli arse dall'ira, appena vide fra gli uomini il bagliore lungi splendente del fuoco. Si è accorto Zeus che lo hanno imbrogliato, se lo hanno imbrogliato, e decide di vendicarsi. Come si vendica? Si vendica togliendo agli uomini il fuoco che fino a quel momento bruciava liberamente sulle cime dei frassini. Senza il fuoco gli uomini non potranno più illuminare le case, non potranno più riscaldarsi, non potranno più cucinare i cibi, saranno costretti a tornare allo stato animale. Questa è la punizione. Meglio, questa sarebbe la punizione se avesse raggiunto il fine, perché il nostro Prometeo, con una ferula, che è una pianta che ha la caratteristica di essere verde e umida all'esterno e secca all'interno, riesce a portare, a rubare il fuoco agli dei e a portarlo agli uomini, facendo infuriare Zeus la sera, quando il re degli dei si affaccia pensando di vedere il mondo degli uomini immerso nelle tenebre, e vede invece mille fuochi accesi tranquillamente in tutte le case e mille famiglie intente a cucinare. A quel punto mediterà la più terribile delle vendette: Pandora invierà agli uomini il dono più pericoloso, la donna. Ecco, il sacrificio, le regole alimentari, quello che è puro, quello che è impuro, in fondo anche l'Eucarestia è una forma di sacrificio. Un sacrificio che probabilmente una volta riguardava una vittima umana, come si potrebbe evincere per esempio da una serie di storie, quella di Ifigenia o quella di Isacco. Isacco, che sta per sacrificare il figlio, e viene fermato all'ultimo momento da Dio, vi ricordate, che sostituisce la vittima umana con una vittima animale. Il simbolismo è sempre dotato di un valore simbolico, il cibo.
è sempre dotato di un valore simbolico in tutte le culture, tanto in quelle prevalentemente vegetariane quanto in quelle prevalentemente carnivore, perché ci sono poi i mangiatori di carne, i mangiatori di pane nella storia delle civiltà. Cultura vegetariana per eccellenza, quella del riso, il riso. In ogni chicco di riso, dicevano gli orientali, si ritrova l'anima della Dea Madre. La Dea Madre è la dea della fecondazione, della generazione degli uomini. In ogni chicco di riso c'è la sua anima, e ancora oggi in molte parti dell'Oriente pare che per non offendere la Dea Madre si vada a cucinare il riso lontano dai campi nei quali è stato coltivato e raccolto. Il simbolismo nelle culture carnivore. Cultura carnivora per eccellenza, per esempio, è quella eschimese. La cultura eschimese, per cause di forza maggiore, si nutre praticamente esclusivamente di carne di animali. Dicono gli eschimesi, gli Inuit, eschimo vuol dire letteralmente mangiatore di carne cruda, così li chiamavano gli altri amerindi. Dicono gli Inuit, così essi chiamavano se stessi, la vita è esposta a un grande pericolo, perché la nutrizione umana è basata sul consumo delle anime. Noi ci nutriamo mangiando delle anime. Ecco, la religiosità, il sacrificio, il puro, l'impuro, eccetera, eccetera. E poi la filosofia autofaga, la filosofia che ci dicono gli studiosi, nelle più antiche rappresentazioni era rappresentata come un'orsa che si divorava la zampa, autofaga, che si nutre di se stessa. La filosofia che comincia a trattare anche dei cibi, anche dei vini, voglio dire, una delle opere più belle della storia della filosofia è il Simposio o Convivio, dove si discute, si dialoga tra filosofi bevendo fino a notte fonda, e dove c'è praticamente un elogio dell'ebbrezza. Platone, voglio dire, è l'idealista. Platone è colui che dice che l'autentica realtà sono le idee, che le ombre, che le cose sono una copia imperfetta, diciamo così, delle idee, che la realtà sensibile non è, diciamo così, autenticamente realtà, è una specie di realtà di secondo piano. Però poi ci raccontano i nostri cronisti che Platone era ghiottissimo di olive e di fichi secchi, e che faceva le lezioni spiluccando continuamente le olive e i fichi secchi. È quasi che, insomma, tutta questa impostazione seria, austera e idealistica non riuscisse poi a evitare che la golosità facesse in qualche modo capolino in mezzo. Si racconta che Aristotele avesse una collezione di pentole straordinaria. I pitagorici sono stati i primi che hanno nelle loro scuole dato delle diete precise. Delle diete precise in questa via di salvezza che essi proponevano, che passava per la conoscenza ma anche per uno stile di vita, dello stile di vita facevano parte anche una serie di indicazioni di tipo alimentare. Qualcuno dice che i cinici sono stati gli inventori del fast food. Invitavano a mangiare per strada senza troppe formalità, eccetera, eccetera. Ma diciamo così, in tutto questo mondo in cui in teoria il cibo e queste cose non avrebbero dovuto avere troppo
come posso dire, importanza, in realtà poi l'importanza, lo spazio, in qualche modo se lo trovavano. Ecco, il cibo, il vino e i sensi, perché poi si ritorna a questo. I sensi, la sessualità, che in qualche modo è parte integrante di questo discorso. Pensate all'allattamento materno, voglio dire, che cos'è l'allattamento materno se non alimentazione, se non rapporto diretto, se non una forma di sessualità, diceva Freud, tutto mescolato in un unico, come posso dire, in un unico quadro. E poi arriviamo al Medioevo. Il Medioevo è soprattutto l'alto Medioevo ascetico. L'alto Medioevo è duro, l'alto Medioevo tende a considerare il mondo dell'aldiquà come una valle di lacrime, il mondo dell'aldilà come la vera patria. Il primo secolo è cantato da Dante Alighieri come il più bello della Chiesa. Il secolo primo quant'oro fu bello, fe savorose per fame le ghiande e nettare per sete ogni ruscello. Miele locuste furono le vivande che nodriro il Battista nel deserto, perché egli è glorioso e tanto grande quanto per lo Vangelio v'è aperto. Grande, grande il Battista. Grande il Battista anche perché si nutriva di locuste. E il primo secolo era bello come l'oro anche perché si nutriva di ghiande e di acqua. Non è che avessero molto diritto di cittadinanza, diciamo così, i sensi e i doni della terra, così come non avevano diritto di cittadinanza, men che meno in una società misogina, prevalentemente misogina, le attrattive della sensualità. Eppure vediamo la difficoltà di questi santi uomini, soprattutto degli uomini di chiesa, la difficoltà con cui si sforzano di sottrarsi al fascino femminile. Ufficialmente devono essere insensibili al fascino femminile, ma il fascino femminile ai loro riemerge, e riemerge soprattutto quando vanno, come molti fanno, a commentare alcuni passi della Bibbia. In primis, il Cantico dei Cantici. Ecco, Cantico dei Cantici, Antico Testamento, secondo la tradizione ebraica, uno dei più belli, se non il più bello in assoluto. Questa è una Bibbia cattolica, perciò dobbiamo intendere il Cantico dei Cantici, dice l'introduzione, in senso letterale traslato, allegorico, come un poemetto contenente canti d'amore che esprimono le relazioni tra Giavè e il suo popolo, o fra Cristo e la sua Chiesa, amore che si mantiene fedele nonostante le lusinghe. Dal Cantico dei Cantici. Quanto è dolce il tuo amore, sorella mia sposa, ben più dolce del vino è l'amor tuo, tutti i profumi supera il tuo aroma, stillano miele le tue labbra, o sposa, miele e latte è sotto la tua lingua, e l'odore delle tue vesti è come profumo del Libano. Sei orto chiuso, sorella mia sposa, sorgente chiusa, fonte sigillata, boschetto di melograni è il tuo vivaio, coi frutti più squisiti, fiori di cipro e nardo, nardo e croco e cannella e cinnamomo, con ogni specie d'alberi d'incenso, mirra e aloe, coi migliori aromi. Sei fontana di giardino, zampillo d'acque vive che scendono dal Libano. E la sposa, sorgi aquilone, vieni o austro, soffia nell'orto mio, sì che i profumi esalino,
entri il mio diletto nel suo giardino e mangi i suoi frutti squisiti. E lo sposo: sono venuto nel mio orto, sorella mia sposa, ho colto la mia mirra e il balsamo mio, ho gustato del mio favo di miele, ho bevuto il mio vino e il mio latte. E la sposa: dormo, ma il mio cuore veglia, sento il diletto mio che bussa. Aprimi, o sorella mia, amica mia, colomba mia, perfetta mia. Il mio capo è carico di rugiada, i miei riccioli di gocce della notte. Mi sono levata la tunica, perché indossarla ancora? Mi sono lavato i piedi, perché imbrattarli ancora? Il mio diletto spinse la mano dentro lo spiraglio e si commosse per lui il mio cuore. Dobbiamo leggerlo in senso letterale, traslato allegorico, come un poemetto contenente canti d'amore che esprimono le relazioni tra Giavè e il suo popolo? Boh, sarà. A me sembra che parli d'altro, che parli di una relazione carnale, che canti una relazione carnale, utilizzando poi tutta una terminologia che rimanda al miele, al cibo, ai sensi e a quant'altro. Ecco, c'è poi, sempre commentando il Cantico dei Cantici, qui devo andare da un'altra parte, il commento delizioso, dice il nostro Umberto Eco, di, eccolo qui, di Gilberto di Oiland. Il nostro Gilberto di Oiland, sempre commentando il Cantico dei Cantici, definisce quali debbano essere quali debbano essere le giuste proporzioni dei seni femminili per risultare piacenti. E dice: belli sono infatti i seni che si elevano di poco o sono misuratamente tumidi, trattenuti ma non compressi, repressa sed non depressa, legati dolcemente e non liberi di ondeggiare. Come dire, Santo Padre, te li sei guardati molto bene, con tutto il rispetto, questi seni, per fare una descrizione del genere. Anche lì, quasi che Sornione, il mondo dei sensi, riapparisse e facesse capolino laddove ufficialmente non avrebbe dovuto avere diritto di cittadinanza, perché questi erano tempi in cui i santi si vantavano di avere le barbe pidocchiose, le barbe più popolate, perché la trascuratezza, quasi che la trascuratezza del corpo, costituisse di per sé un segno di superiorità spirituale, diciamo così. E però il racconto giudaico-cristiano ci dice altre cose, ci dice anche altre sensibilità. Ecco Noè che esce dall'arca, e Noè che esce dall'arca per prima cosa fa un sacrificio a Dio, e in seconda cosa pianta una vigna e si prende una sbronza solenne. Noè eresse un altare al Signore, prese di tutti gli animali puri e di tutti gli uccelli puri e li offrì in olocausto sull'altare. E il Signore odorò quella soave fragranza e disse in cuor suo: io non maledirò più la terra a causa dell'uomo. Il Signore odorò quella soave fragranza. E poi ancora: questi sono i tre figli di Noè, e da questi fu ripopolata la terra appena usciti dall'arca. Noè cominciò a fare l'agricoltore e piantò una vigna e ne beve il vino e si inebriò e dormiva ignudo all'interno della sua tenda. Noè per prima cosa pianta una vigna, produce il vino, beve il vino e si addormenta nudo dentro la tenda, provocando poi un mezzo incidente diplomatico perché uno dei figli lo vede nudo, cosa che non sarebbe mai dovuta accadere. Ma voglio dire, di nuovo l'Eucarestia, il pane, il vino,
le nozze di Cana. Tutta la tradizione, voglio dire, riporta spesso un approccio di tipo positivo con queste cose. Il Medioevo in genere è su un'altra posizione, dura, ascetica, di rifiuto, fino a quando non arriva la grande svolta. La grande svolta che arriva è quella di San Francesco. San Francesco, il cantico dei cantici, il cantico delle creature. Laudato sia mio Signore per tutte le cose della terra. È San Francesco che scuote anche i suoi confratelli più fedeli quando mangia dalla scodella del lebbroso, intingendo le mani nella stessa zuppa, nello stesso brodo, in cui il lebbroso con le sue dita piagate intingeva. È in questo modo il nostro santo, attraverso una, voglio dire, un modo di stare a tavola e di dividere il pasto, si mette sullo stesso piano del lebbroso, gli restituisce la dignità umana, non si mette al di sopra, non lo rifiuta, gli restituisce la dignità umana e respinge implicitamente quel concetto che allora e anche dopo sarà molto diffuso, secondo cui il malato, lo storpio, il lebbroso, il portatore di qualche difetto fisico in un modo o nell'altro sia colpevole. In molti dialetti ancora qualche anno fa, spero non più, il portatore di handicap veniva definito il castigato. Quasi che fosse un castigo la sua condizione di chissà quale colpa. Ecco, mangiare insieme. Compagno, compane, colui con cui si divide il pane. Questa è la radice. E recita un proverbio popolare: nel boccone spartito si siede l'angelo. Dividere che vuol dire accogliere, vuol dire restituire la dignità umana, ma attenzione, a tavola si può accogliere ma si può anche respingere. Si accoglie quando si spartisce quello che si ha e in questo modo si invita nel senso più profondo l'altro presso di sé, ma voglio dire, l'invito può essere anche una manifestazione di potere. Immaginate l'invito del potente al povero. È il potente che fa opera di sostanzialmente di intimidazione del povero, presentandogli a tavola la forza della sua condizione, le portate che il povero non potrà mai permettersi, i piatti e le stoviglie che il povero non sa nemmeno come usare. Ecco, il povero è seduto, in quel caso, alla tavola del potente, ma non c'è nessuna accoglienza da parte del potente. Il cibo può anche diventare oggetto, veicolo, non oggetto, di rifiuto, di respingimento. Restituire l'umanità, umanità, umano, humus, terra, umiltà. Qual è la prima qualità? Chiesero a Sant'Agostino. L'umiltà, rispose. E la seconda, l'umiltà. E la terza, l'umiltà. Niente di ciò che è umano, diceva Terenzio, mi è estraneo. Accogliere l'umano, riconoscere l'umanità dell'altro, spartire, oppure pretendere di essere al di sopra dell'umano, di sovrastare l'umano, pretesa che in genere, lo diceva il grande Montaigne, più che al surumano conduce generalmente al disumano. Racconta Manzoni nei Promessi Sposi,
di quei nobili che a un certo punto, in una particolare situazione, per far vedere quanto fossero cristiani e ben disposti, si misero a servire i poveri che erano seduti a tavola. Poi andarono a mangiare in un'altra stanza e qualcuno avrebbe potuto domandarsi: ma perché non mangiano insieme ai poveri? È perché, diceva Manzoni, erano abbastanza umili da servire i poveri, ma non così tanto da mettersi al medesimo livello dei poveri. Uguali mai. E voglio dire, se voi andate a vedere per esempio la società indiana delle caste, una delle cose che i fautori delle caste rifiutano è il pasto in comune con i membri delle altre caste, a cui si nega spesso anche il diritto di consumare determinati cibi che sono riservati alle caste superiori, eccetera, eccetera. Il cibo e il vino sono veicoli di socialità, sono veicoli di cultura, sono veicoli d'amore, sono dotati di un retroterra simbolico. Pensate al vino che appartiene da sempre alla nostra civiltà, il vino che viene offerto, il vino che viene accettato, il vino che viene rifiutato, l'in vino veritas, il vino che si beve solo con chi beve, perché chi non beve in compagnia, dice il proverbio, ladro o spia, qualcuno di cui non ci si fida, qualcuno che non accetta di, diciamo così, metaforicamente deporre le armi in un ambito dove tutti depongono le armi, che non accetta di abbassare la guardia in un ambito dove tutti abbassano la guardia e pretende di rimanere vigile. Perché pretende di rimanere vigile? Il vino e il cibo si accettano e si dividono con le persone e dalle persone con cui ci sono rapporti di fiducia. La credenza che contiene i cibi di cui ci si fida, la credenza che è chiusa a chiave, una chiave che non è per tutti, non a tutti accessibile. E il fatto che non sia accessibile a tutti garantisce, avrebbe dovuto garantire che le vivande che conteneva fossero non contaminate, non avvelenate, non pericolose, affidabili. Il vino che non si deve versare col dorso della mano in basso, retaggio di tempi in cui molti anelli contenevano veleni e quindi se il bicchiere veniva riempito senza che l'anello fosse visibile a colui che doveva bere, non si beveva. Il cibo che esige fiducia, non si accettano le caramelle dagli sconosciuti e si brinda guardandosi negli occhi. Se non ci si guarda negli occhi c'è qualcosa che non torna nel brindisi, perché il pane e il vino possono essere anche tossici, possono essere anche selvaggi, come ci raccontava in Pane Selvaggio il grande Piero Camporesi, in epoche tristi nelle quali grani di scarsa qualità, grani intossicati dalle muffe, venivano comunque macinati e consumati, provocando effetti catastrofici nelle popolazioni. Come può essere, diciamo così, in molti sensi tossico, distruttivo il vino se consumato senza cultura, senza consapevolezza? E sanno bene questo quei popoli colonizzati che non prevedevano, le cui culture non prevedevano l'alcol e che furono praticamente distrutte dall'alcol, un elemento sconosciuto, non previsto, che non riuscivano a gestire. Il cibo come gesto d'amore, cucinare per le persone che si amano, manifestare l'amore attraverso i piatti. Cucinare per qualcuno è un gesto meraviglioso, ma anche, voglio dire,
il pane artistico scolpito con forme di fiori che in molte regioni si fa per le feste, oppure gli animaletti di formaggio che in certe regioni si preparavano per i bambini, o ancora il formaggio e i vermi del mugnaio friulano, il formaggio e i vermi che diventa una metafora dell'universo, l'universo è nato così come i vermi germinano dal formaggio. E Santa Brigida, che si augurava per onorare Nostro Signore di potergli offrire un lago della migliore birra, una santa irlandese, quale gesto d'amore più grande per Dio che offrirgli un lago della birra migliore. Ecco, il cibo che è amore. Una volta i formaggi, il parmigiano mi pare, non si tagliava a spicchi. Spicchi che riescono uguali e quindi il formaggio che tagliato in questo modo produrrebbe porzioni uguali. Si tagliavano a cubetti con tagli perpendicolari. Ecco che in questo modo però i primi che si servivano prendevano la crosta. Ecco, questo era l'unico caso nella tradizione in cui gli uomini si servivano per primi, per consumare via via la crosta del formaggio, lasciando alle signore il cuore. Un modo di servirsi che veicola una dichiarazione d'amore. Sete di te m'assale, nelle notti affamate, dice Neruda, ecco un'altra dichiarazione d'amore legata in qualche modo al cibo. O ancora quella tradizione dei fari di certe regioni mediterranee in cui in tempi di non grande abbondanza la madre di famiglia serviva marito e figli e familiari vuotando completamente la zuppiera e lasciando il proprio piatto vuoto e i familiari prendendo a cucchiaiate dai loro piatti andavano a riempire di nuovo il piatto della madre rimasto vuoto attingendo dai propri. Il cibo che è un gesto d'amore, che è un peccato mortale rifiutare. Nel giorno del giudizio, che è un bellissimo romanzo che vi consiglio, Salvatore Satta, grande giurista e grande grandissimo scrittore, racconta di quando lui era l'ultimo dei figli, partì dalla cittadina di Nuoro per andare a Sassari perché doveva cominciare il liceo. Era l'ultimo dei figli che se ne andava. Quindi per l'amatissima madre un trauma terribile. Ecco, la madre prepara per il figlio i dolci. Prepara il meglio che c'è in casa, lo mette in un pacchetto col suo bravo tovagliolo, eccetera, eccetera, ma il figlio che sta partendo per la città, diciamo così, si vergogna di questo pacchetto e fa finta di dimenticarlo. Così la racconta Salvatore Satta. Le restava quell'ultimo nato, frequentava ancora le scuole. Ma nell'autunno sarebbe andato al liceo, a Sassari o a Cagliari. Come temeva l'avvicinarsi di quel giorno, e aveva ragione, perché quando quel giorno venne, la madre gli preparò il viatico, con le buone bistecche impanate e le frittelle spolverate di zucchero. Sebastiano lasciò tutto lì, vergognoso di sua madre, che pure adorava, e partì nel buio della notte, come uno ansioso di appartenere ad altri. Don Sebastiano accompagnò alla stazione quell'ultimo figlio mentre l'alba tingeva lievemente il cielo. Egli non si era accorto di nulla. Donna Vincenza rimase nella cucina con la serva a guardare quelle buone cose. Bisognava svolgerle dal pacchetto che aveva preparato. Qualcuno le avrebbe mangiate, ma non era questo il problema.
Il problema era il rifiuto di un atto d'amore. Il figlio l'avrebbe capito molti anni dopo, lo avrebbe ricordato tutta la vita. Un gesto d'amore rifiutato. Ecco, il cibo che muove la storia, il cibo che muove le esplorazioni geografiche alla ricerca dell'oro, ma anche delle spezie per conservare e insaporire il cibo. Il pepe, la cannella, i chiodi di garofano e poi le patate, il pomodoro, il mais che arrivano dalle Americhe. Il cibo come veicolo di incontro, di contatto, di contaminazioni. Le patate, la polenta, il cibo dei poveri in ogni luogo, povero, scarso, ma preziosissimo, tale da scatenare quando viene contestato il furore. La tassa sul macinato che va a colpire i più poveri nella sopravvivenza stessa e che scatena rivolte furiose. La grande carestia irlandese della metà dell'Ottocento, una carestia che viene dalla malattia della patata, una carestia che riduce alla fame l'Irlanda intera. La passione e la morte di un intero popolo, potremmo dire. E poi i nuovi prodotti che raccontano i tempi che cambiano, che raccontano l'ingresso in una nuova epoca, il tè, il caffè, il cioccolato del caffè Procop, dei caffè parigini e poi dei caffè di tutta Europa e che dicono i nuovi gusti del secolo illuminato, del secolo purgato, come lo chiamava Camporesi, che non accetta più le carni viscide, i sapori pesanti, le montagne di cibo e che predilige una versione più fine, più elegante, più sobria. I maccheroni, i nostri maccheroni, che sono diventati l'oggetto per le generazioni passate del dileggio nei confronti degli italiani, che venivano chiamati maccheroni dovunque andassero, quei maccheroni che hanno liberato il popolo dalla fame, da una fame secolare, e che meriterebbero, se ci fosse, voglio dire, giustizia nei giudizi, ben altra considerazione, come meriterebbe ben altra considerazione la cucina del popolo fatta di saggezza, di capacità di utilizzare i prodotti meno pregiati, di cavarne comunque dei piatti buoni, di conservare, di non sprecare nulla, che oggi ritroviamo nel chilometro zero, nella valorizzazione dei prodotti del territorio, nel consumo etico. Ecco, il cibo, il vino del territorio, il legame con la terra, il legame con la comunità, il legame con la cultura. C'è qualcosa di più alienante di questi spaventosi piccoli locali dove il cibo viene distribuito e le bevande vengono distribuite dalle macchinette automatiche, senza più alcun rapporto con ciò che c'è dietro, sempre che ci sia rimasto qualche cosa dietro. C'è qualche luogo che dica di più lo sradicamento, l'asfissia? Anteo, figlio della terra, dice la mitologia, era invincibile finché rimaneva saldamente agganciato alla terra. Ercole riesce a strangolarlo staccandolo dalla terra, tenendolo sospeso. Humus, umano, cibo, sapori, aromi, terra. Ecco. Come concludere tutta questa libera divagazione? Mi verrebbe da dire con l'invito a non ripetere gli errori di Satta, a non rifiutare i doni, a non rifiutare i gesti d'amore. Ciò che erroneamente consideriamo talvolta superficiale,
banale. Non lo è, innanzitutto perché le cose non sono mai banali, banale semmai è lo sguardo che le osserva, ma perché anche la superficie ha in certo senso una sua profondità, la superficie è inesauribile, come diceva sempre il grande Calvino. Calvino, sì, Italo naturalmente, non il grande Italo Calvino. L'errore probabilmente è stato di pensare che la salvezza, una via di salvezza, potesse aprirsi fin dai pitagorici, condannando la terra, condannando il corpo, l'idea che il corpo sia la tomba dell'anima e che la vita vera comincerà una volta che ci saremmo liberati del corpo. Ma, diciamo così, è difficile, almeno per me, pensare che un cammino di conoscenza, di salvezza, anche di santità, voglio dire, possa nascere dal rifiuto, dal disprezzo, dall'arroganza nei confronti di quella terra che ci ha prodotti e che ci sostiene. C'è un bellissimo racconto di Joseph Roth che si chiama La leggenda del santo bevitore, racconta di questo bevitore santo. Di questo uomo Andreas, polacco, esule a Parigi, che vive sotto i ponti e beve e fa il clochard, e un giorno incontra un benefattore che gli regala una somma, 200 franchi, in onore della piccola santa bambina Thérèse che ha la chiesa nel quartiere lì vicino. E siccome insiste perché vorrebbe, appena avrà la possibilità, restituire il denaro al benefattore, il benefattore dice: guardi, non c'è problema, vada dalla piccola santa nella chiesa e restituisca a lei. Io ho ricevuto tanti, tanti doni da questa santa che va bene così. E la vicenda qual è? E la vicenda è di questo Andreas che cerca ripetutamente di restituire questi 200 franchi ogni volta che ha una piccola somma nelle mani, ma ogni volta c'è qualche cosa che non va, ogni volta c'è qualche cosa che non funziona, ogni volta li perde o li beve o viene indotto in tentazione, ogni volta cade, finché una volta decide di aspettare l'apertura della chiesa in un bar e nel bar c'è una bimba che lui oramai non più in possesso delle sue facoltà perché è morente, prende per la santa e a questa bambina che si schermisce riconsegna il denaro. Riconsegna il denaro e subito dopo muore. Ecco, come si conclude il racconto? Con questa frase, conceda il Signore a tutti noi, a noi bevitori, una morte così lieve e bella. Come dire, la via della santità non sta nel rifiuto del bere o nella pretesa di essere puri. La santità non è prerogativa dell'astemio. Siamo tutti bevitori, siamo tutti peccatori. Ma anche il bevitore può essere santo, perché la santità non sta nel non bere, la santità sta nell'andarsene quando è ora, con la serenità di chi ha onorato i propri debiti, di chi ha messo in pari le cose. Ecco, per concludere questa mia divagazione, permettetemi di riprendere la frase che il vecchio saggio timoniere disse al nostro Bacco sulla nave. Animo splendido padre, che ho caro nell'animo mio, sono Dioniso, quel dio fremente che ha avuto per madre Semele, figlia di Cadmo, congiuntasi a Zeus in amplesso. Figlio di Semele bella, salute.
a chiunque ti scordi, no, non è dato una volta intonare il canto soave. Sono le 18:40, spero di non avervi annoiato, sono a disposizione per eventuali domande. Vi ascolto. Grazie per la pazienza.